Ci siamo candidati in regione proponendo un reddito di cittadinanza. Maroni finalmente ha capito che è una proposta concreta e seria, finalmente lui ha l'opportunità di dare un senso alla sua inutile fino ad oggi legislatura. Noi ci siamo, il reddito di cittadinanza in Lombardia di stampo regionale si può fare. Abbiamo chiesto di utilizzare i fondi europei, lui ha detto che lo vuol fare altrettanto in questo modo. Bene, siamo stati a Bruxelles, abbiamo avuto conferma. Bisogna strutturare uno strumento che integri l'utilizzo di diversi fondi sociali. Una parte per esempio per l'utilizzo e il sostegno al reddito, una parte per la formazione, una parte per l'inclusione sociale, una parte la utilizziamo per i lavori socialmente utili, gli LSU, e poi una parte si può utilizzare per la lotta alla povertà. Ci sono caratteristiche diverse per persone diverse, perché chi oggi non può utilizzare, perché è già pensionato, la parte della formazione verrà integrata con le risorse regionali. Inclusione sociale, lotta alla povertà. Per i giovani, lavori socialmente utili, formazione. E possiamo dare dignità ai lombardi. Ne hanno bisogno, i nostri cittadini non sono persone che stanno con le mani in mano. Bene, facciamoli lavorare all'interno di una comunità, diamo risposte concrete. Il presidente Maroni, per riuscire ad avere l'avallo delle sue forze, delle forze politiche che lo sostengono, vuole chiamarlo reddito di inclusione sociale. Come ha detto Beppe, chiamatelo come volete, ma diamo delle risposte ai cittadini, dimostriamo che l'ente regionale dà supporto alle persone, ridiamo credibilità alla politica.